ha scatenato un polverone l'invito a parlare agli studenti del liceo scientifico Einstein del discusso dietologo delle star Alberico Lemme. Tra sabato e domenica la sua performance provocatoria e senza attendibilità scientifica, somministrata a mo' di spettacolo agli adolescenti teramani nella sala polifunzionale della provincia, è diventata materia di discussione anche di una corrida televisiva nella trasmissione di Barbara D'Urso, Domenica Live, su Canale 5. Oltre a sostenere che la sua dieta guarisce l'anoressia e la bulimia, l'esibizione di Lemme ha buttato benzina sul fuoco, caratterizzandosi per le affermazioni e le offese sessiste, cui il maturo ma anche insofferente pubblico di studenti si è opposto. Perché, nonostante femmina? Di dove la donna ha un cervello emotivo, è un essere inferiore. In TV c'è stato anche chi ha chiesto l'invio degli ispettori ministeriali nell'Istituto Teramano. Coinvolta dalle polemiche sulla opportunità di invitare un personaggio tanto discusso, protagonista di esibizioni mediatiche piuttosto che illuminare dai contenuti educativi come Lemme, la dirigente scolastica dello scientifico Clara Moschella ha ammesso di essere stata sorpresa dall'evoluzione dell'iniziativa e di essere stata lasciata sola nella gestione della stessa per la rinuncia di emeriti conferenzieri invitati per contrapporre la loro tesi a quelle dello pseudo esperto. «Sono stata tentata, ha detto la preside, di annullare la conferenza, ma garantisco di essere stata molto attenta nel contrastare gli atteggiamenti del discusso signor Lemme ogni qualvolta è andato oltre, nell'interesse più importante di tutelare i miei giovani studenti».